Ça va? Buonasera, buonasera. Eccoci. Un'altra colonna. E questo è l'amico napoletano. Sì. Un'altra colonna della tua vita, perché sì, professionalmente voi lavorate tanto insieme. Ah, ma questo mestiere è raro forse che accada, però mi ha regalato le più belle amicizie di questi anni. Barbara, io l'ho conosciuta grazie a questo lavoro, prima di Imma, uh-huh. E Gallo, io l'ho conosciuto su Imma Tataranni. Pietro, veniamo a noi. Torno al personaggio. Come vanno le cose? Ma in famiglia... Ma non benissimo. Poi non possiamo dire niente, abbiamo fatto pure la conferenza stampa, potevamo dire poco, vabbè, pochissimo. È stata dura. È tutto da guardare. Le dinamiche familiari sono complicate e complesse. Allora, vediamole queste dinamiche in questa coppia che ci fa comunque sognare, anche se un tantinello disfunzionale. Sì, anche più di un tantinello. No, esagerati. Piacere, piacere, Imma Tataranni, la moglie. Mia moglie. Ah, salve, sì. Sei stressata, sì. Vieni qua. Per una volta puoi fare tardi al lavoro. No, amore, oggi... Facciamo il rock and roll. Che rock and roll? Amo. Non posso. Come? Oggi non posso. Io torno a Matera. Scusa, io? E tu un carabiniere di buona volontà che ti accompagna, lo trovi, poi... magari anche uno che ti dà un bacio della buonanotte. Dormi sul divano. Preferisco così. Pietro, chi ti ha mandato quella foto voleva colpirmi. Noi non dobbiamo permettergli di riuscirci. Ci sentiamo un po' così. Ti amo, Imma. Ti amo anch'io. Capito? Bello mio. Capito? Che pazienza, sì. Io, ma pure sì, lui. Tanto. Ma nella vita, se tu avessi incontrato una donna come Imma, avresti resistito quanto? Non lo so, perché è una donna che ha un miliardo di difetti, però poi c'ha chiaramente questa grande umanità, questa grande empatia, no? al livello profondo. Ci devi andare molto, devi scendere molto giù per capirne, diciamo, i pregi, però sarebbe insomma una donna abbastanza complicata. Da gestire, sì, sarebbe complicata, anche ingestibile per certi versi, però... Un rapporto difficile da gestire, sì, ovviamente, anche perché lei è sempre presa dai casi, a cui pensare. Quello è che... È assente anche quando è in casa. Quello insomma, è... un po' come me, capisci? Un po' come te. Sì, un po' come me. Io, cioè, ah, sì? Diciamo, un pochino. Sì, sarebbe un po'. È un affare, almeno. È una... sì. Però io trovo invece che ci sia, che sia una bella storia d'amore quella fra Imma e Pietro, sì, veramente bellissima, perché ci sono dei momenti, quelli dove è più importante esserci, dove effettivamente la coppia c'è. Sì. Allora, rivediamo il finale di stagione, della scorsa stagione, molto drammatico, molto intenso, molto coinvolgente. Dottoressa, c'è stato un agguato poco fa. Romaniello è stato colpito da un cecchino. Ma com'è stato possibile? Notizie frammentarie per ora. Probabilmente un errore fatale della scorta. Fatale per chi? Romaniello è in fin di vita. Però pare che... Pare che? Una pallottola vagante ha colpito anche il maresciallo Calugiori. Lo stanno portando al Madonna delle Grazie.
che ospedale sta? Alla Madonna delle Grazie. Che uomo, ma tu lo dici da solo? Che uomo! Che uomo! Che uomo! No, vabbè. Questo è Gallo, che malgrado parla, tutto, passo con la macchina, vabbè, capisci? Però, sei umano, però capisco il successo di questa serie. Che è proprio bello, mo mi stavo appassionando. Lo vedresti in TV. Mi stavo appassionando. E poi con due attori così, signori, abbiamo due attori straordinari. Grazie, grazie. Grazie, 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 grazie. Che non hanno giustamente neppure paura di portare Filomena Marturano in scena, di vestire i panni dei personaggi che sono stati di Eduardo, di Titina, insomma, e di grandi, e tanti altri, Mastroianni, Sofia Loren, eccetera. E presto vi rivedremo anche. Eh sì, 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 ci rivedrete in un altro salto mortale, ecco, che è Napoli Milionaria, quindi... Quando? È a Natale, credo, a Natale, il periodo, il regalo, sì, di Natale. La Rai, sì, sì, sta decidendo. Vediamo. Altro salto. Ah, quello è proprio... Speriamo Capriola... bene. Il bello del vostro mestiere. Sì, sì, no, ma noi accettiamo i rischi, ci prendiamo tutte le responsabilità, lo facciamo con grande umanità. Credo che Vanessa sia veramente straordinaria. Quello che ha fatto in Filomena, e poi la vedrete in Napoli Milionaria, è incredibile. E quindi... diciamo, le cose poi vanno rifatte, nel senso che quando si parla di Eduardo si dice che giustamente è stato non solo uno dei più grandi drammaturghi del Novecento, è anche quello italiano più rappresentato nel mondo, però non fai un buon servizio all'autore se dici che poi non può essere rappresentato senza di lui. Le cose vanno fatte, poi possono piacere o meno, però insomma dobbiamo dare atto a questo drammaturgo che ha scritto una cosa immediatamente dopo la guerra e con una lucidità che di solito, insomma, hai bisogno di 10-20 anni per capire che cosa è successo. E ce ne siamo accorti, però, ce ne siamo accorti. Sì, il paese ogni volta rimane a bocca aperta quando tornano, anche sul grande schermo, le sue storie. Allora, adesso torniamo a Imma e a Pietro e ci torniamo con un'anticipazione di quello che accadrà. Quindi anche voi è la prima volta che vedete, immagino. Sì, io sì. Tu, io non so neanche la trama. Napoli ti mandano le puntate. Vorrei sapere. A come voi. La trama non la so. Ma che c'hai? Ma sei pallida. Hai fatto colazione? No, no, mi si è chiuso lo stomaco. Al pensiero che quella figlia partì. Signora Valenti non è partita per fare la campagna di Russia. È andata a studiare a Napoli, 3 ore di macchina da qua. La distanza non c'entra. E allora? È che la mia vita adesso non ha più senso. Quando c'era Valentina, io uscivo nel pomeriggio. Andavo a fare le compere da Anna Cecere, da Morra, per fare dei regalini, così. Oppure semplicemente... andavo a informarmi in giro se ci stava qualche ragazzo figlio di buona famiglia. Insomma, la senzale. No. Adesso, cosa faccio delle mie giornate? Vicino a un uomo che pensa soltanto che il solitario non riesce. Ma ascoltami, ma Valentina mica è morta. Quindi se vuoi continuare a coccolarla, lo puoi fare tranquillamente. Ci compri i regali e quando arrivi glieli dai. Alle feste comandate? Tipo Babbo Natale. Mica ho detto la Befana. Che c'hai al posto del cuore? Un ghiacciolo c'ha. Ma non lo vedi come sta, eh? Pietro, tua madre ha bisogno di un senso nella vita. Perché non torni a darglielo tu, dai? Ma che ho fatto di male? Ma questa è la prima? Sempre delicata. Bello, ma libellula proprio. Mi vedrei pure questo. Sì, lei è sempre carina e gentile. Sì, l'elefante in famiglia sono. Questa coppia vivrà dei sussulti molto importanti. Chiaramente il finale della scorsa stagione ci ha lasciato col fiato sospeso, ma anche perché appunto questa storia aperta con Calogiuri effettivamente ha diviso anche il pubblico. Sì. Ci sono, Pietro, fatene una ragione. Sì, non ci capisco sono... la motivazione, però sì. Cioè, so di questa cosa, non ne capisco il motivo. Però c'è sì. Chi ti fa addirittura, com'è il Calel? Calaranni, mi dicono. Calaranni. Hanno fatto la crasi di Calogiuri. De Ruggeri e Tataranni,
Deruranni dovremmo fare. Sì, Deruranni. Suona meglio, brutto. È brutto. È brutto, però... Ma... C'è chi tifa per lui. Vediamo chi tifa. Cioè, dobbiamo vedere no. chi tifa. No. Ah, no, pensavo. No, insomma, c'è cioè, chi tifa, secondo me è una follia. Cioè, come fai a tifare... Dai. Ma poi non c'è proprio... Dai, lasciamo. Non c'è partita. No, non c'è partita. Raga, ma che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Ma di che stiamo parlando? Altra grande protagonista assoluta in Matera. Sì, è Matera. Senza Matera... Vabbè, salutiamo Alessio Lapici, Alessio se no sembra che muore. Certo, Alessio, no, ciao, sembra... scusa. È Dora Romano, Dora Romano, Carlo Bucci Rosso, li avete visti. Sì, Matera. Matera, che... È la protagonista con noi. Cosa vi manca di Matera quando non siete lì? Ha la possibilità di andare a piedi, a perdersi, a lavorare. Noi andiamo da casa al campo base a piedi e di perdersi nei vicoli, è bellissimo. Poi è di una bellezza sì, incredibile sì. E adesso alla terza chiaramente facciamo più difficoltà ad arrivare al campo base, però è un affetto, una vicinanza ed è proprio bello starci, per cui a me manca tutto, nel senso ci starei volentieri, quando mi dicono dobbiamo andare un paio di mesi, un mese, due mesi, è festa. Chissà invece i materani cosa pensano di voi quando non ci siete, se mancate oppure no anche a loro. I Calaranni? No, chi? No, gli abitanti. I materani, avevo capito i Calaranni, ancora sto pensando a Calaranni. Mi sa che questo non sia proprio, poi sì, un piccolo lapsus, un'indicazione. Mandiamo il filmato. Un saluto alla bravissima, infaticabile Vanessa, che nelle sue pause pranzo studiava e mangiava, mangiava e studiava. Io ti sto preparando qualcosa, così te la mando su, del pane di Matera, i peperoni cruschi e le schiumette, che a te piacciono tanto. Massimiliano, ho commesso un grande errore. A un napoletano verace come te ho offerto un caffè decaffeinato, da non fare più. Ciao Vanessa, ci siamo incontrati una volta per caso in città e abbiamo fatto una foto insieme, forse ti ricordi di me, sicuramente ti ricordi di me. Ciao Vanessa, ti ho visto tante volte qua sul set e non vedo l'ora di rivedere un'altra stagione, poi abbiamo anche gli stessi capelli, quindi... Ima e Pietro, siete una coppia stupenda, Pietro mi raccomando resisti. Calo Giulia bello, ma Ima e Pietro, number one. Imma, Pietro, sono venuta a pesta in Angel State. Quando sei venuto? Ma, speech out, che non vediamo l'ora. Oh, mamma mia! No, vabbè! Oddio che ridere. La città vi ama, possiamo dirlo. E ci conosce, sono diventati amici, Valerio, Geo. E allora ditelo voi, apriamo la ruota. C'è un motivo. Vai, apriamo la ruota. 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 Venite con me. Andiamo a mangiare. Ah, i prodotti. Assessora, salve. Allora, intanto Vanessa e Pietro, come potete vedere, Pepe Massimiliano. Ciao. Eccoci. Ha mantenuto la promessa il ristoratore, i peperoni ci sono, le schiumette pure, il pane poi è importante, mi hanno detto, vero? Sì, molto importante. Io vi presento, aspetti che la presento subito, lei è l'assessora Tiziana Doppido alla cultura, turismo e cinema della città di Matera. Sì, patrimonio nostro. Buonasera. C'è un motivo per cui lei è qui? Sì, il pane, ci sono tutti questi prodotti, ne sentivo parlare dietro le quinte, gli schiumetti, ho scoperto che ti piacciono tanto. Sì. Ci sono i peperoni cruschi, c'è il pane di Matera. Che è un simbolo. Che è un simbolo importante, un alimento base delle popolazioni mediterranee. Ne parlava già Orazio, del pane di Matera, che è un pane protetto. Lo consigliava ai viaggiatori come il pane migliore del mondo da portarsi come scorta durante i viaggi. Ma
L'anno scorso il Papa è stato da noi, proprio in questi giorni, giusto un anno fa, per il 27° congresso eucaristico, e ha citato Matera come città del pane. E dicendo torniamo al gusto del pane. È un'antica tradizione, una forma, come vedete, a cornetto, lievito madre, esclusivamente farina di semola di grano duro. Ci sono per secoli c'erano questi garzoni che giravano nei vicinati dei Sassi, e le famiglie, le donne preparavano gli impasti, mettevano su queste lunghe tavole gli impasti del pane e venivano portati nei tanti forni pubblici che c'erano. Queste donne erano molto gelose dei loro impasti, perché erano un alimento importante. Dovete pensare che il pane di Matera dura molti giorni e venivano portate delle pezzature anche grandi, più grandi di questa, 2 kg, 3 kg, 4, 5, anche di più a volte. E venivano usati poi per sfamare famiglie che arrivavano fino alle 12-14 persone, duravano queste pezzature anche 7-9 giorni. Quindi le donne erano gelose, seguivano anche i garzoni nel percorso per vedere se effettivamente arrivava a destinazione. C'è una particolarità, c'è un timbro che ogni famiglia aveva con le iniziali del capofamiglia. Che bello. Veniva timbrato l'impasto più o meno qui, al centro, con le iniziali della famiglia, di modo che gli impasti non venissero confusi durante la cottura. Il famoso timbro di Matera sul pane. Timbro di Matera. Ma lei è qui anche per un altro motivo. Sì. Lo dica lei, io vi lascio il palco tutto per voi. Che cos'ha in mano? Ah, questi! Sì. Ci stiamo preoccupando. Non vi dovete preoccupare. No. Sono qui perché da parte del sindaco Bennardi del Comune di Matera, che conoscete, avete conosciuto in più occasioni, vi ho portato un timbro del pane. Normalmente sono dei timbri in legno. Questo in terracotta è una riproduzione artigianale che vi dono. Il gallo dovrebbe essere mio. Comunque, il gallo dovrebbe uno essere solo, quindi. Sì, perché è un timbro, è di famiglia. Secondo voi che iniziali abbiamo messo sotto? Tataranni. I Matataranni. E allora ce l'hai tu. Per cui... Il gallo con la T. E la pergamena. C'è invece nella... E poi c'è una pergamena, anche questa per i Matataranni. Leggo magari quello che abbiamo scritto. Certo. Che ha scritto il sindaco. Encomio e apprezzamento per la fortunata serie di Rai 1 che ha contribuito a offrire prestigio e risonanza nazionale alla città di Matera. Con gratitudine a tutto il team da parte del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Matera. Grazie. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi. Grazie. Grazie. Matera a questo punto vi ama la follia. Sì, hanno superato Daniel Craig e Lia Seydoux per... è vero? Chi sono? Sì, no. Devo dire, potrei dare una risposta diplomatica da politico, assolutamente no, sarebbe noiosa. Sì, li avete superati. Anche perché quello è un film, per carità, è stato... Sì, sì, 800 milioni di dollari, uno dei film che è andato meglio nel 2021, ma... I Matataranni, lo sentivo anche dai miei concittadini, è Matera, e ha dato visibilità e dà tuttora visibilità alla città, è arrivata la terza stagione, si ispira ai romanzi di Maiolina Venezia, anche lei lucana. Sì, abbiamo creato dei percorsi. Lei ha grandi progetti nella sua carriera politica, vero assessora? Io no, per niente, sono un'amministratrice. Le posso dire che funziona alla grande. Sì. È stato un piacere averla qui. Siamo al sindaco. Grazie. Ciao, grazie. In bocca al lupo per questa terza stagione.